Posso farti una domanda? No, non mi fido, ciao. Il pubblico andava al cinema per ridere e guarda caso non rideva, quindi ne usciva deluso. Un cantastorie, un narratore di storie, uno che ha passato la sua vita raccontando delle storie che forse sono esistite, forse se le ha inventate. Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo, però Federico c'ha una capoccia così. Gentilissimi telespettatori, bentornati nel nostro spazio televisivo con il salotto della Voce dello Spettacolo, quel salotto dove all'interno accogliamo grandi personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della televisione, oltre ai consueti appuntamenti informativi che realizziamo in esterna. L'argomento di oggi sarà la poesia e ne parleremo con un graditissimo ospite nel nostro studio, ovvero Claudio Spinosa, che ringraziamo per essere qui. E parleremo proprio di poesia, proprio per cercare di esprimere magari un sentimento che a volte a parole non si riesce ad esprimere. E, ovviamente cercheremo, come facciamo sempre con ogni artista che ospitiamo all'interno del salotto, di ripercorrere un po' il suo passato. E allora una domanda che sorge spontanea è proprio questa: quando è cominciata la tua avventura poetica? Sì, diciamo ufficialmente nel 2005. Quando stampai in proprio un libretto, una raccolta di poesie in tipografia, con il titolo Il mio dovere è serico, e parliamo del 2005 appunto. Poi è proseguita chiaramente con cadenze circa annuali, e, però dicevo appunto ufficialmente, perché comunque mi sono sempre cimentato comunque nella scrittura. Prima suonavo, avevo un gruppo, una band, e quindi diciamo che in un certo senso ho sempre scritto, ho sempre composto testi poetici, canzoni, eccetera. La poesia quindi è sempre stata nel tuo sangue, ma soprattutto che cos'è per te la poesia? Ma la poesia è, come dico spesso, più che altro a me interessa quello che c'è prima della poesia, cioè nel senso che scrivere una bella poesia, c'è sempre qualcuno che scrive una poesia bella, più bella di te, quindi non è una questione insomma di agonismo, di gara, e a me interessa l'atto creativo, cioè quello che c'è prima, qualche istante prima della poesia, quindi lo stato in cui si è quando si scrive, quando si compone. E quindi per me, appunto, proprio per risponderti, la poesia è una canalizzazione. Quindi l'autore in un certo stato, in uno stato insomma di presenza, di piena presenza in se stesso, e canalizza impressioni, canalizza emozioni, sensazioni, e le trasferisce quindi appunto su carta. E nel momento stesso in cui le trasferisce non sono più sue, quindi diventano a disposizione degli altri. Infatti si dice la poesia è di chi la legge. Effettivamente è vero, sono d'accordo. E quindi fondamentalmente è una canalizzazione. Possiamo anche definirlo, come abbiamo introdotto all'interno del nostro spazio, uno strumento, o meglio quel sentimento che a volte qualcuno non riesce ad esprimere a voce, ma usando proprio la poesia come strumento per farlo. Sì, è chiaro che la poesia rappresenta quello che è il mondo interiore, quello che è il percorso appunto poi di ogni poeta, di ogni persona, di ogni scrittore. Quindi sì, c'è una chiara appunto proprio rappresentazione di tutta la vasta gamma di quello che è il background appunto di chi si cimenta nella scrittura. Quali correnti poetiche segui e a che cosa ti ispiri nella tua poesia? Ma a me piace molto l'ermetismo, il simbolismo, i poeti futuristi, i crepuscolari. Poi un bel giorno, anche perché insomma in quel periodo, quindi ti parlo di successivamente al 2005,
Leggevo libri sullo zen, sul buddismo zen di Suzuki principalmente, quindi mi approcciai appunto a questo genere, chiamiamolo così, che è appunto l'haiku giapponese, e da lì è stato proprio una sorta di illuminazione, insomma. E quindi principalmente adesso mi occupo di questo, cioè dell'haiku giapponese. Quindi la tua è una poesia un po' particolare. Particolare, sì, non so che cosa intendi, però effettivamente, sempre per il discorso che ti dicevo prima, mi interessa l'atto creativo, e nell'haiku questo è particolarmente evidente. Nell'haiku, infatti, lo scrittore, il cosiddetto Aijin, cioè il maestro di haiku, si preoccupa più dello stato in cui è, appunto, mentre compone, più che poi del significato, comunque del risultato della composizione stessa. Come sei arrivato all'haiku? Come ti dicevo, appunto, era il periodo in cui mi approcciavo a varie letture sullo zen, sul lavoro su di sé, il lavoro interiore, eccetera. Quindi affrontavo tematiche, insomma, spirituali in senso generico. E quindi poi il passaggio è stato praticamente quasi automatico, insomma, quindi mi sono approcciato quasi subito a questo genere, insomma, è saltato fuori così, in maniera proprio immediata. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori che cos'è l'haiku? Ma l'haiku è un genere poetico, appunto, giapponese, composto essenzialmente da tre versi per un totale di 17 sillabe, strutturato in 5-7-5, primo verso di 5, secondo di 7 e terzo di 5, in cui l'Aijin, appunto, quindi lo scrittore di haiku, fotografa immediatamente, quindi vuole rappresentare in maniera immediata le impressioni che gli arrivano. E quindi c'è proprio una percezione diretta da essenza a fenomeno percepito. Hai fatto anche delle pubblicazioni, quindi? Sì, diverse pubblicazioni, cioè dal 2005 poi sì, mi sono prodigato, sì. Alla fine della lettura di solito esegui anche un rito spirituale. In che cosa consiste? Oddio, rito spirituale è un po' esagerato, cioè diciamo che è una sorta di meditazione guidata in cui mi rifaccio un po', mi aggancio un po' a quello che è il Quan Zen, cercando così, in maniera molto, insomma, modestamente, di indurre il lettore a bypassare la mente razionale, quindi ad entrare, diciamo così, in uno stato di piena ricettività. Ci sono progetti attualmente sui quali stai lavorando? Mi piacerebbe intraprendere, cominciare un corso di scrittura creativa, quindi dove si offrono in varie lezioni degli strumenti, diciamo così, proprio di apprendimento, cioè di scrittura dell'haiku, perché al di là della semplicità della forma dell'haiku, quindi, come dicevamo, tre versi, 17 sillabe, comporre un haiku non è semplice, richiede un lungo training. Innanzitutto vanno rispettate delle regole tradizionali, e poi chiaramente quando più si ha immediatezza nella rappresentazione, più appunto si ha una ottima riuscita, e quindi questo richiede un training molto, molto lungo. Bisogna, insomma, liberarsi anche un po' dai condizionamenti, dalle strutture mentali, eccetera. Quindi, insomma, capiamo che non è semplice. Claudio, qui vediamo tre pubblicazioni. Noi ne prendiamo proprio una, è Il Pruno d'Argento. Vuoi parlarci un po' di questa tua pubblicazione? Sì, questo in realtà è il mio ultimo lavoro, e è una raccolta, appunto, di haiku tradizionali e non, cioè nel senso che alcuni seguono la tradizionale struttura 17 sillabe, altri si sganciano un po' da questa
da questa forma, insomma, così rigida. E molto interessante, appunto, è la meditazione che propongo alla fine sul tema del sabi, del cosiddetto sabi. Il sabi è un sentimento che si trova, che troviamo spesso nelle composizioni haiku, e possiamo definirlo come quella condizione di pace, di distacco dalle cose, di non identificazione con le cose. E tutto ciò chiaramente presuppone un lungo lavoro di trasmutazione, un lungo lavoro che in alchimia viene definito nella fase della nigredo. E quindi, insomma, propongo appunto proprio questa meditazione per come una sorta di, insomma, di allenamento, di pratica anche quotidiana. Nel chiudere vogliamo dire che sarebbe bello portare questo tipo di poesia laico anche all'interno delle scuole per farle conoscere i giovani. Sì, effettivamente il mio obiettivo è quello, cioè di proporre appunto un progetto appunto proprio nelle scuole. Leggevo degli articoli in cui addirittura si diceva che l'haiku ha in cui si riconosce le proprietà, diciamo così, benefiche di questo tipo di approccio, di questo tipo di pratica, addirittura anche nei malati, nelle persone che hanno disturbi alimentari, perché con l'haiku si ha proprio, cioè si ritorna a sentire il proprio corpo, a sentire proprio la propria, ci si riavvicina a se stessi. Quindi anche come forma terapeutica. Esattamente, sì. Ringraziamo allora Claudio Spinosa per questo contributo così importante all'interno del Salotto della Voce dello Spettacolo. Ovviamente ti auguriamo altre pubblicazioni e sicuramente tornerai a trovarci poi più in là per un'altra puntata dedicata alla poesia. Grazie ai nostri telespettatori, ci vediamo prossimamente per i prossimi incontri. Grazie.